La nostra attrazione nazionale non vuole proprio lasciarci in pace. Mr. B è tornato a far parlare di sé. Sono state rese disponibili per il grande pubblico le intercettazioni del caso Ruby. Più che un caso giudiziario, è un caso di decenza, smarrita tra le mutandine. Ci sono dialoghi da capogiri, chiacchiere e idiozie che viaggiano su onde radio e vengono trascritte per il divertimento popolare dai grandi quotidiani nazionali. Da quanto emerso dalle telefonate, a casa di Berlusconi non si tenevano festini a luci rosse, ma cene eleganti a base di analcolici e candide gare di burlesque. Mi consenta, non ho mai parlato di gare di burlesque. Si figuri, non so neanche cosa sia questo burlesque. In America c'è Beautiful, in Argentina le soap opera strappalacrime e in Italia c'è Berlusconi, che forse dovrebbe chiedere i diritti d'autore a tutti questi programmi degeneri che non fanno altro che emularlo e lo fanno anche molto male. Le oggettine chiamano Berlusconi amore, tesoro, love of my life e poi appena riagganciano giù a dargli del tirchio e del deficiente. La coerenza è sempre stata di casa nel PDL. Molte di queste donne, la cui tradizione spirituale è suggerita dai travestimenti da suora durante i festini, sono state candidate nelle liste del PDL o sono assessori a Milano e le più sfortunate lavorano a Mediaset. È sempre una questione di costumi, che siano ecclesiastici o che non ci siano affatto, riprendendo una moda che non tramonta mai. Fuori dallo stivale, Mr. B avrebbe trovato lavoro nel mondo della comicità. In Italia fa il parlamentare. Fra le ultime dichiarazioni di Berlusconi, nella contraddittoria inchiesta che ha segnato la fine del secondo ventennio, appunto quello berlusconiano, ce n'è una singolare in cui confida che le donne sono esibizioniste per natura e quindi il reato non sussiste. Si tratta di istinti animaleschi indomabili, non siamo mica uomini pensanti. Sarebbe bello, per una volta, poter votare un personaggio di cui non abbiamo sentito parlare abbastanza, la cui intelligenza e etica superino di gran lunga il volgarismo in campagna elettorale, il mercato dei boicottaggi o semplicemente l'indecenza.